finisce che impazzisco se non spavento qualcuno. Potremmo sgattaiolare fuori e fare uno scherzetto. Non verrebbe mai a saperlo nessuno. Cavolo, ma si può sapere che cosa ti succede? Neanche a me viene tanto gas nella pancia. Questo non è gas. Sto ricevendo un messaggio in posta elettronica. Tu e i tuoi aggeggi. Ehi, guardate la mia email. Il mio indirizzo è trefantasmi@camposanto. Badate che io non vi perdo di vista, scrocconi senza fondo. Perciò farete bene a ubbidire al mio ordine di non spaventare nessuno. Sì, signore. Può fidarsi di noi, signore. Dimenticavo, questo messaggio arriva con un importante allegato. Agisteo resterà qui con voi per tenervi d'occhio e poi farà la sporta a me. Io le farò sapere se quel piccolo miserabile riassunto di un fantasma riuscirà a spaventare qualcuno, signore. E farà bene a sbrigarsi perché non gli rimane molto tempo. Casper terrorizzerà qualcuno da un momento all'altro e dopo noi potremo riavere le nostre licenze, giusto? Voi tre contate su Casper per salvarvi le sue. La prossima volta che ci vedremo io potrei reintegrarvi o disintegrarvi. E ricordate di avere paura del regno Dio assoluto. Fantasmica numero 253. Spaventare qualcuno non conta se poi ci si scusa per averlo fatto. Regola fantasmica numero 829. Non conta nemmeno se spaventi te stesso. Casper, tu sei un caso disperato. Scusate, io ci ho provato. Ci trascinerai tutti nel regno del buio assoluto. Oh, ma quanto mi dispiace. Vada, piagnisteo, che io ti... non costringermi a chiamare Kabosh. Yeah. Ecco, bravo, ci siamo capiti. Ma che lurida spia! Non mi va giù di essere alla mercé di quel vermiciattolo. Vi piace proprio tanto portare quei costumi da fantasmi. Per darvi il benvenuto, vi abbiamo preparato un budino di fichi e fagioli. Che schifezza è? Veramente non lo sappiamo. Nessuno lo sa. Sì, però è molto natalizio, quindi per noi è una cosa prelibata. Mancano soltanto pochi schifosi giorni a Natale. E noi siamo fritti se Casper non spaventa qualcuno alla svelta. Ma quando si tratta di terrorizzare, Casper fa più schifo di ciccia.
Peccato che non si possa trasformare Casper in un fantasma a modo. Però possiamo trasformare un altro fantasma in Casper. Per esempio, il nostro nipotino Spooky somiglia tanto al suo caro cuginetto. Già, e il teppistello a spaventare va proprio forte. Ehi, guardate! C'è una sua foto nel libro della paura dell'Accademia degli Ectoplasmi. Sì, senza il cappello e le lentiggini. È la copia sputata di Casper, voglio dire, molto più perfido di Casper. Ok, adesso abbiamo un piano. Lo convinceremo a venire qui e a spacciarsi per Casper, così... Piagnisteo lo vedrà spaventare qualcuno, noi tre saremo salvi. Dovrò dividere il budino di fichi e fagioli con lui. Ma senti, non l'anoressica, no! Noi riavremo le nostre licenze di spaventare e non rischieremo di finire nel regno del buio assoluto. Ehi, guardate, nel libro c'è il suo numero di New York City. Adesso lo chiamo con il mio telefono puzzolare. La vista, Poyle. Guarda tutte quelle persone laggiù. Sembrano tante formiche. Ah, oh, Spooky! Sono sicura che ci siano anche un paio di calabroni, qualche farfalla, le api, le vespe, i bruchi e... Chi è che rompe? Oh, per me è un grande onore essere chiamato da voi. È il Fantasmagorico Trio, i miei eroi. Ehi, stai a sentire, non è che ti piacerebbe venire a Chris, Massachusetts, a spaventare un po' di gente per noi? Che cosa voi volete che io mi unisca al vostro gruppo? Sei proprio il tipo che ci serve, nessun altro può farcela, solo tu. Saremo strafelici di averti con noi. Sì, e non è che lo diciamo perché siamo disperati, nipotino. Questa è l'offerta più bella che mi abbiano mai fatto. Ho la possibilità di far parte della banda del terrore. Sì, ma io ci devo fare un pensierino. Vi richiamo più tardi, ragazzi. Ma come ti può venire in mente di lasciare New York? È una città favolosa e il Bronx è il massimo. Ma la mia pazienza è al minimo. Fra rapine, scippi e pestaggi non spavento più nessuno. Non posso lasciarmi sfuggire questa opportunità. L'offerta di unirmi al Fantasmagorico Trio è l'occasione per passare in Serie A. Sarà, ma io non la vedo così. Poi ti avverto, io questa volta mi impunto. Ora noi andiamo a Chris, adesso. Ah, è chiaro, saprei che tu sia d'accordo.